SpongeBob ha sicuramente avuto la giusta dose di episodi strani e inquietanti, ma oggi voglio parlarvi dell'episodio più inquietante di tutti gli altri. Questo episodio non è spaventoso perché contiene sangue oppure la morte dei personaggi, però c'è un costante disagio e inquietudine che avvolge l'episodio e fa credere allo spettatore di star vedendo qualcosa di totalmente sbagliato, anche se sembra un episodio normale. Un episodio demenziale come tutti gli altri, che però, mentre lo si guarda, diventa sempre più inquietante. Vi consiglio di mettervi comodi, perché sto per parlarvi di quello che è l'episodio più disturbante di tutta la serie, il pianeta delle meduse. Forse molti di voi si ricordano di averlo visto, anche io infatti lo ricordo. Questo episodio esce il 31 marzo del 2012, esce come episodio unico insieme ad un altro episodio, che si chiama Are You Happy Now? Tuttavia, ad oggi l'episodio non viene più trasmesso. Fidatevi che per trovare questo episodio ho fatto davvero molta fatica, infatti online non c'era niente, ed anche nelle piattaforme streaming come Amazon Prime e Netflix non sono riuscito a trovare questo episodio della stagione 8, però dopo alcune ricerche sono finalmente riuscito a trovare l'episodio completo. La schermata con il titolo dell'episodio è accompagnata da una musica a dir poco inquietante. Beh, direi proprio un ottimo inizio per un cartone per bambini. Mi sono solo cagato addosso. Comunque, tornando seri, all'inizio dell'episodio possiamo vedere SpongeBob e Patrick che si divertono nel campo di meduse, fino a quando non si imbattono in una caverna, dalla quale esce una massa verde e gelatinosa. Però i due non ci fanno troppo caso, e non ci viene spiegato niente riguardo a questa massa. Patrick però a un certo punto decide di fare un sonnellino. Ok, io cercherò delle meduse in quella grotta spettrale tetra e di aspetto sinistro. Diciamo che SpongeBob come personaggio non è che sia il più intelligente, ma soprattutto in questo episodio viene rappresentato proprio come un perfetto idiota. Anche se in realtà vedere SpongeBob scritto in maniera così stupida solo per comodità di trama è un po' brutto. Comunque, dentro questa caverna possiamo vedere una creatura verde e molto inquietante, e a quanto pare questa qui sarebbe un tipo di medusa. Questo essere mangia una medusa per poi produrre una piccola medusa gelatinosa con gli occhi neri, e questo tipo di meduse sono conosciute come Giants, un misto tra una medusa e un alieno. L'essere poi ne produce centinaia e si dirigono subito verso Bikini Bottom. Patrick è la prima vittima, infatti viene consumato da un Giant, il quale produce una versione Giant di Patrick. Patrick fa poi uscire questi strani e bizzarri tentacoli dalla bocca. Vi giuro che questi tentacoli devono per forza venire da un cazzo di film horror. SpongeBob torna da Patrick e nonostante quest'ultimo abbia due occhi neri inquietanti, non ci fa caso. Patrick cattura diverse meduse e convince SpongeBob a portarle a tutti gli abitanti di Bikini Bottom. Patrick, quella stella marina che tanto abbiamo amato, adesso ha gli occhi neri, vivi di anima e dei denti affilati. Ne portano una Squiddy e viene creata una versione Jellian di lui. Questo devo dire che è proprio un look super creepy per Squiddy. Occhi neri, denti affilati e può pure girare la testa di 360 gradi. SpongeBob porta la sua medusa a casa, anche se lei cerca di consumarlo più volte, fallisce nel suo intento. Il mattino seguente però consuma Gary, trasformandolo in una versione che secondo me è super cursed. Comunque SpongeBob va al Krusty Krab e qui apprendiamo che tutti gli abitanti di Bikini Bottom sono stati trasformati in versioni Jellian, le quali per un qualche strano motivo sembrano non essere proprio appassionati di maionese. Il modo in cui parlano è inquietante e quello che dicono è freddo e vuoto. Un Krabby Patty senza la maionese. Quando però un abitante normale vuole ordinare un hamburger con extra maionese, tutti quanti si arrabbiano. E in particolare Squiddy, al quale escono delle unghie affilate dalle dita. Dopodiché Squiddy e tutti gli altri Jellians iniziano a indicarlo e a deriderlo. Ricordo soprattutto che quando ero bambino questa scena mi ha davvero spaventato, perché ci mettiamo nei suoi panni e vediamo tutti questi altri personaggi che sono sempre stati gentili e amichevoli diventare freddi e rivoltarsi contro questo pesce normale. Poi sbuca fuori dal nulla Mr. Crab con degli occhi neri davvero inquietanti e dice che non c'è più maionese. È strano, abbiamo ricevuto ieri la fornitura di maionese. Dopodiché SpongeBob si dirige in cucina, dove vede che Patrick sta cucinando dei Krabby Patty. E ancora non si accorge di niente, pensando che sia tutto nella norma, nonostante il suo migliore amico stia facendo letteralmente il suo lavoro. Ed eccola di nuovo, la testa di Patrick che riesce a girarsi e a far fuori uscire dalla bocca quei sporchi tentacoli blu. Questa cosa è davvero inquietante. Quando SpongeBob recupera la maionese dal congelatore, trova quella stessa medusa verde di prima che intanto è diventata enorme e i suoi amici, i veri personaggi della serie, rinchiusi dentro una poltiglia gelatinosa. Dopo che finalmente SpongeBob si accorge che qualcosa non sta andando bene, risentiamo subito quella musica inquietante. A quanto pare i creatori della serie volevano proprio farsi cagare sotto. Comunque, SpongeBob prova a tornare a casa, ma Mr. Krab e Squiddy cercano di convincerlo in tutti i modi di portare una medusa Jellian con sé.
E come se non bastasse, tutti gli altri clienti cercano di fermarlo. Poi, tra l'altro, in questa scena non c'è il chum bucket. Però vabbè, questo non c'entra niente. Comunque, dopo che SpongeBob se ne va, un gruppo di pesci inizia a seguirlo e decide quindi di nascondersi in questa roccia. Poi, tra l'altro, in realtà questa roccia è proprio davanti al campo visivo di questi pesci e quindi era impossibile che non l'avessero visto, però vabbè. Comunque, tralasciando questi piccoli errori, Sandy vede SpongeBob e decide di rapirlo. E l'unico modo per capire se fosse davvero lui oppure una versione Jellien è tramite il solletico. Però comunque lui sembra reggere bene il solletico. E poi tra l'altro sembra anche un po' troppo felice, dato che non ha la sua botola di acqua in testa. Anche se nell'inquadratura dopo gliela mettono. In realtà penso proprio che SpongeBob sia pieno di questi errori, però ci tenevo, ecco, comunque a sottolinearlo. SpongeBob e Sandy si mettono degli occhi neri in testa per cercare di travestirsi da versioni Jellien, però questa copertura non dura per molto, dato che SpongeBob fa cadere il suo travestimento. Una volta che vengono scoperti, tutti i Jellien si circondano attorno a loro e iniziano a respirare in maniera profonda e a dire parole senza senso. Comunque SpongeBob decide di saltare sopra la trave e poi prendere un po' di maionese. Visto che erano così tanto anti-maionese, diciamo che è l'idea perfetta, e quindi decide di spruzzarne un po' su Mr. Crab. Così facendo, la sua versione Jellien si disintegra e la capsula di Mr. Crab si apre. SpongeBob poi scioglie Squiddy e tutti gli altri pesci, così che loro possano svegliarsi e le loro capsule possano rompersi. Si dimentica quasi di sciogliere anche Patrick. Una volta che però Patrick si sveglia, l'enorme gelatina verde mette tutti all'angolo, fino a quando però SpongeBob e Sandy decidono di aiutare i loro amici. Una volta arrivato, SpongeBob decide di spruzzare la maionese sulle altre versioni Jellien, però quando deve andare a combattere contro la medusa incontra qualche problema, infatti la sua maionese si era congelata. Quindi SpongeBob svita subito il barattolo di maionese e lancia la maionese, quest'ultima però quando arriva sopra la testa della medusa verde si trasforma assumendo la forma del barattolo e diciamo che questa cosa non è proprio possibile. Comunque se la maionese rimaneva congelata non serviva proprio a niente, così Sandy decide di aumentare la temperatura del freezer. E la maionese si scioglie, facendo sciogliere a sua volta anche la medusa verde, che così esplode e fa sì che tutti i personaggi si ritrovino a nuotare nel suo cadavere. Patrick però poi fa una cosa davvero assurda, prende un po' di quel cadavere e decide di mangiarlo, per provare a vedere se era buono. E poi veniamo a scoprire che in realtà è delizioso. Così quel tirchio di Mr. Crab decide di non sprecare tutta quella massa verde e di metterla nei Krabby Patty. E alla fine dell'episodio vediamo Patrick che ordina un panino senza maionese. Quindi, dopo tutto, in realtà l'episodio finisce bene. Però, fermo, dov'è Gary? Abbiamo visto che è stata creata la versione Jellien di Gary, ma non abbiamo mai visto il vero Gary risvegliarsi. Vabbè, magari non era così importante per la trama. Comunque, penso che possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che questo episodio sia davvero creepy. Però in realtà ci sono molti altri episodi spaventosi, come ad esempio il turno di notte oppure Ero un adolescente Gary, l'episodio in cui SpongeBob diventa una lumaca. Ma secondo me questi episodi sono solo spaventosi, non inquietanti. Ti potresti star chiedendo se c'è davvero una differenza, ma direi di sì. Spaventoso è quando un mostro o una creatura ti sta inseguendo, come la lumaca SpongeBob che insegue Squiddy per tutta la sua casa. Inquietante invece c'è qualcosa che sta per succedere ma non succede di fatto. Proprio come in questo episodio, dove vediamo questi cloni che hanno dei denti affilati, sono spaventosi e respirano in maniera affannata. Sembra quasi che stiano per saltare addosso a SpongeBob da un momento all'altro. Però noi rimaniamo lì a domandarci se questo stia per succedere oppure no. Alla fine il pubblico si mette nei panni di SpongeBob, quindi cosa dovrebbe pensare in questo momento? Non so se questo vale per tutti, però quando ero bambino mi ricordo che almeno questo valeva per me. Fatemi sapere voi nei commenti se anche voi da bambini vi sentivate allo stesso modo. Quindi comunque guardando questo episodio da bambino mi ricordo che vedere tutti gli amici di SpongeBob, tutta Bikini Bottom, rivoltarsi contro di SpongeBob e lasciarlo solo mi aveva fatto trasmettere un senso di solitudine. Penso che l'inquietudine e la solitudine vadano di pari passo. Il più solo sei, il più facilmente troverai le cose inquietanti. L'episodio ti avvolge in un senso di solitudine e poi ti mostra questi occhi neri, privi di anima, questi denti affilati e questi tentacoli blu. Aggiungici poi una musica sonora inquietante e otterrai la ricetta perfetta per l'episodio più inquietante di SpongeBob. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate sotto nei commenti.